E Giuseppe Sannino, il nuovo allenatore della Triestina che riparte dalla Serie C. È stato presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa nella sede della Triestina Calcio da Mauro Milanese, amministratore delegato, e dall'assessore allo sport Giorgio Rossi. Trieste per me è una città sotto aspetto calcistico straordinaria nonostante gli ultimi tempi che ho potuto passare. Io sono venuto a giocare qui in tempi non sospetti al Grezzar, ho giocato al Rocco da allenatore. So cosa può dare questa città, cosa possono dare i tifosi, il pubblico, il sostegno a questa società, ma credo che la mia scelta sia stata soprattutto supportata dal fatto che in questa città si può fare qualcosa di davvero importante. Classe 57, nato ad Ottaviano in provincia di Napoli, esperto che ha allenato in Serie A e in B, oltre ad aver fatto già bene in C. Io vorrei che fosse una società e una squadra di grandi valori, i valori da parte dei giocatori, da parte dell'allenatore, da parte della società, di sapere che abbiamo un obiettivo che prima di tutto è quello di soddisfare i nostri tifosi che vengono, fanno sacrifici con delle prove, con delle performance che danno la possibilità di capire che sono giocatori che vogliono vestire questa maglia per restare e non per partire. La scelta era ormai ristretta a due nomi, Massimo Pavanel e Giuseppe Sannino, e alla fine è stato proprio quest'ultimo ad essere preferito come allenatore per i ragazzi rossoalabardati. Io non voglio promettere niente, ma sappiamo che dobbiamo partire in una categoria nuova per questa nuova Triestina, sapendo che ci sono delle difficoltà, ma dove il lavoro giornalmente e domenicalmente ci potrà far capire dove e come potremo arrivare in fondo a quest'annata.